Un terzino e un esterno, queste le priorità del Pescara alla ricerca di giocatori funzionali al modulo di Baldini. Sul taccuino del nuovo DS Foggia ci sono il belga Matt Lemmens di proprietà del Lecce e il ritorno di Gianmarco Cangiano dal Bologna. Si guarda invece in casa Palermo per difesa e centrocampo. Il sogno è l'esperto centrale Fabio Lucioni, in mediana piace il metronomo Damiani. In Serie D l'Aquila è vicina al terzino 17enne Gueli, ma la scena se la prende il notaresco che finalmente ha il suo regista. Si tratta dell'ex Teramo e San Benedettese Andrea Arrigoni. Un inizio di settimana da grandi firme anche in eccellenza. Colpo da 90 per l'Ovidiana Sulmona che strappa il fantasista Lorenzo Gobbo Carrer dalla Folgore Delfino Curi Pescara. Dall'altro canto i pescaresi si tutelano con l'arrivo a centrocampo di Barrenecea, fratello dell'ex giocatore della Juventus Enzo. C'è sempre più Sud America nell'attacco della Torrese che insieme a Dalcason punta sull'argentino Franco Mendes, ex Lanús. Tris d'acquisti invece per il Ponte Vomano che sigla l'attaccante Federico Colucci e gli esterni Mattia Di Nicola e Gianluca Galassi, ex Notaresco e Pineto. Dopo l'addio di Del Zotti direzione Castelnuovo, il Sambuceto ufficializza l'ex vastese Federico Del Grosso in panchina. Continua a costruire una squadra ambiziosa e Real Guardia Vomano in promozione. Il DS di Gianluca mette a segno un altro colpo a centrocampo con l'ingaggio del classe 98 Marco Carusi.